ascoltato l'intermezzo musicale da Novara, perché lì si può ascoltare musica, pagano la SIAE, giustamente possono rimandare musica. Saluto anche il sedicente ispettore della SIAE che chiede un controllo, mi chiede dei documenti, un ispettore della SIAE che mi scrive alle 23:56 della notte. Allora, io sono un ragazzo, magari, sono un vecchio educato, gentile, che conosce l'educazione. Detto questo, ho detto tutto, perché non venite a prendere in giro che un tizio che si spaccia, io non lo so se lo sia o non lo sia, ispettore della SIAE, che scrive alle 23:56 un'email, mi sembra leggermente assurdo. Stop. Rientriamo in trasmissione, ma ogni tanto bisogna dirle le cose, dai, se no sembra che uno, cioè, veramente ebbe, chiedo scusa dei termini poco radiofonici, ma io sono fatto così. Ringrazio gli amici di Gold TV che ci hanno ospitato l'altra sera e saluto ancora gli amici di Cantando Ballando, canale 161 del Digitale Terrestre TV. Seguite le trasmissioni della musica da ballo e delle orchestre, siamo in sintonia con loro e ben venga, perché c'è anche bella musica da ascoltare, poi ognuno ascolta la musica che più gradisce. Buona serata a Gloria Vaida. Ciao Gloria, come stai? Ciao Roberto, tutto bene? Tutto a posto. Allora, abbiamo avuto i tuoi ultimi insert che hanno spopolato, anche quando parli di torta di compleanno, di pranzi di compleanno, quindi la gente ti segue, segue le tue vicissitudini sportive e non sportive, chiaramente. Sì, era il compleanno della mamma, che è dello Scorpione anche lei, vero? Guarda, a casa mia sono quasi tutti scorpioni. Apposta. Oggi è il primo giorno del Sagittario, delle cuspidi scorpioni in Sagittario, Sagittario e Scorpione, che dir si voglia, insomma, vabbè. Gloria, come ci si sente con un anno di più? Aia. Normale. Normale, come prima più di prima. Sì, ma io mi sono fermata a una data, cioè a un'età precisa. Dopodiché faccio più uno, ma non rimango sempre... Io mi sono fermata a 30. 35 anni. Ah, vabbè, allora sei più anziana, io ce n'ho 33, magari. Ah, ecco, vedi. Ecco, magari. Sono fermata a 35 anni, poi. Oh, Gloria, invece hai spopolato con una certa immagine su Facebook. Dove hai rimediato quell'immagine? Come l'hai costruita? quella con la veletta? Su Instagram. No, perché praticamente mi avevano telefonato un tizio da Rete 4, dice: ma la signora è disponibile per fare una fiction, basta mettersi a tavolino e discuterne, si può fare, eh. Ah, mi fai anche da gente ora? Sì, però ha detto che venivi doppiata, perché dovevi sembrare una signora che veniva da Parigi. Ah, ok, perfetto. Apposta, una... con la remota. Vabbè, dai, ci giochiamo sopra, però hai avuto un'ottima idea, complimenti, eh? Sì, è un filtro di Instagram. Però hai distrutto tutti i tuoi ammiratori, perché chi ti metteva bella, meravigliosa, splendida, sì, vabbè, ciao, perché? Certo, perché non è, ma perché quello era una finzione, un gioco, uno scherzo, nel senso che certo. Non è che io vado in giro con la veletta, anche se quel tipo di momento storico mi piace, mi è sempre piaciuto, mi ha sempre affascinato. Pure a me, però, avendo 240 anni, mi riporta a quando ero giovane. Chiaramente, però è un filtro su Instagram, anzi, scusa, approfitto che colgo l'occasione, chi mi vuole seguire su Instagram, Gloria Vaida, sto anche su Instagram. Andiamo bene, ho capito. Vabbè, ti seguiremo anche su Instagram, ci mancherebbe altro. Allora, Gloria, chi più ne ha più ne metta, poi, mi sembra logico, no? In che senso? No, nel senso che più siti hai e meglio è. Ah, no, vabbè, mi piace Instagram perché insomma, si scrive poco e si mettono più foto, piuttosto che Facebook devi scrivere. Vabbè, lì devi scrivere, chiaramente. Io non amo molto scrivere, no? Anche quando facevo gli articoli per quella testata che tu sai, mi dava proprio noia farli, cioè, avevo sta rubrica e quindi mi dava proprio noia, e invece io amo molto di più parlare, esprimo meglio parlando, sì.
È vero, beh, di questo ce ne siamo Accorti, accorti. un pochettino. Allora, veniamo un attimo a noi. Prima di tutto, domani c'è Udinese-Sampdoria. Partiamo proprio dall'attualità più incalzante. Tutte le volte che noi torniamo dalla Che sosta, c'è domani, scusa? Ha c'è Udinese-Roma, che c'è? detto Udinese-Sampdoria. Sì, allora sono arrivato io Infatti però. dico, ma che infatti io dicevo, ma che me frega a me? No, calcola che stiamo in onda dalle ore 14, per cui ci può lo stare so, la vecchiaia. lo conosco i denti, li Poi lo sai che conosco. c'è, che tu sei ragazzina, io sono vecchietto. Quindi hai fatto bene però a farmelo notare perché. No, Marina dall'altra parte del vetro mi sta dicendo è vero. Non ditemi nulla, ma mi hanno fatto fare una figura gonza. Vabbè, Ma ok. no, ma perché ho detto mi sono persa qualche cosa? No, Mo adesso parliamo anche dell'Udinese e della no, vabbè. Sampdoria, cioè. A parte il fatto, qui ancora stiamo sul goliardico, che se io decido di parlare, che ne so, di Udinese-Sampdoria e la signora Vaida vede la partita, me la commenta molto meglio di tanti Certo. altri cronisti più blasonati. Chiusa No, parentesi. dai, non Oh, a esagerare. proposito, tu sai benissimo che RDA Radio 1 Stap Radio ha anche delle sedi in Friuli Venezia Giulia. E Sì, l'Udinese sì. ce la commentano in tre, sono tre ragazzi meravigliosi, universitari, e praticamente hanno detto che non c'è partita domani, non ci sarà partita perché Mamma mia. secondo. Aspetta, lascia perdere adesso la scaramanzia. Davide Nicola, che è il nuovo allenatore, che poi è quello che ha fatto un grande miracolo di Crotone praticamente, ha avuto poco tempo per amalgamare la squadra e fino a qui ci possiamo stare. Però in prefazione avevo detto, tutte le volte che noi torniamo da una sosta di Sì, nazionale, poi è vero. facciamo ridere, nel senso Un che. macello, No, è un perché macello. qualcuno mi ha scritto a me, ma col Chievo e Verona abbiamo pareggiato. Con tutto rispetto per il Chievo, però per noi è una sconfitta. Abbiamo Certo. fatto grande la SPAL, che poi, attenzione, sulla SPAL, visto che tutti mi hanno scritto, hai denigrato la SPAL perché ho fatto un commento dicendo che abbiamo perso con una squadra molto piccola e mediocre, no? Allora, se dopo di noi la SPAL avesse ottenuto 5 vittorie su 6, io ti dicevo, Gloria, Beh, stiamoci certo. zitti perché la Spalla è un'ottima squadra. Dopo di noi, la Spalla ha preso 6 sconfitte di seguito. Ha subito 6 sconfitte. Noi Allora, facciamo risusci dai morti proprio. e allora domani dobbiamo far risuscitare l'Udinese? Io spero proprio di no. Invece, Mamma mia. mettendo i piedi per terra un attimo, allora giocherà Schick. Sembra che Coric potrebbe essere provato nel primo tempo o nel secondo, dipende. Manolas non. Sta bene, E Coric ancora non ha Coric. mai giocato, per cui se non sta bene lui non sta bene nessuno, tra parentesi, no? Quello è il problema. Manolas non giocherà perché è malconcio e Sì. bisognerà vedere al centro della difesa se si E schiererà. anche De Rossi credo giochi, no? No, De Rossi penso che salti le prossime tre partite, ti ho detto tutto. Ecco, andiamo bene. Però ci sono Zonzi e Cristante, perché poi Di Francesco non ha il coraggio, tra virgolette, chiaramente sportivo, è normale, di schierare Coric, che sarebbe l'uomo giusto al punto giusto perché è un centrale di centrocampo. Chiaramente tu, a ragazzino di 21 anni, non puoi chiedere che giochi come Daniele De Rossi. Però tra un Cristante inventato e un Coric che è di ruolo, io sinceramente contro l'Udinese lo proverei, magari, o Ma no? tu te rendi, ma scusa, Dimmi. scusa, allora, ma tu te rendi conto di che cosa stiamo parlando? Sti nomi, io manco mi ricordavo più tutti sti nomi Ma ci sono. nella rosa, no, scusa, Dimmi. nella rosa della Roma, io tutti questi nomi neanche me li ricordavo e li vogliamo far giocare domani, cioè, ma ti rendi conto come stiamo messi? Siamo messi malissimo, ragazzi, siamo veramente messi male. Fatti capire meglio. Meglio di così, cioè, che squadra ci abbiamo? Cioè, con la colla stanno insieme questi, ma col Zinavi, neanche con la coccolina, te la ricordi quella E come no? rotonda? È vero, è Con vero. quella sta insieme sta squadra. Ma ti pare normale a te? Cioè, che la Roma debba giocare con dei giocatori che hanno 21 anni, 20, 19, 18. Cioè, ma ragazzi, poi in ruoli veramente importanti, perché il gioco di Francesco si sviluppa tutto al centrocampo, se al centrocampo non c'hai
potenza, carisma, forza, carattere, tenacità e tutto quanto, ma che vuoi fare? Vuoi fare niente, non puoi fare niente, non puoi costruire, non puoi costruire per l'offesa e neanche per la difesa. Stai lì, fermo, immobile, aspetti. Scusa, ma non c'è Zonzi a centrocampo, sì? Mi raccomando. Che però forse abbiamo preso 6 anni dopo, quello è la nota stonata, perché un Zonzi di 6 anni fa ti avrebbe fatto un salto di differenza da paura. Oggi Zonzi la tecnica ce l'ha, perché quella non si scorda, ma non corre più. Ma, certo, voglio dire, cioè non è che stanno a giocare a tiro alla fionda, cioè giocano a calcio e a calcio il giocatore deve correre. Se tu non corri, rimani fermo. Gli altri in velocità ti anticipano, questo è il risultato. Certo, è normale che sia così. Cioè, è una squadra messa così a cane, così. Buttata là e... Gloria, però scusa, permetti di dissentire, perché dici buttata là così? Tu hai degli uomini e li ma devi... Ma perché sì, perché non hai gli uomini adatti. Ma se te lo si è rotto, mica è colpa, cioè, mica è colpa ma, di Francesco. Ma certo che no. Ma a me non so, no, io non do colpa di Francesco, a nessuna, proprio non... di Francesco non ha nessuna colpa sull'andamento della Roma, la colpa ce l'ha la società. Che vende, che te vendi? Se tu vendi un calciatore importante per la Roma, me ne devi comprare un altro di pari livello, non me puoi prendere i ragazzini che devi far crescere, devi far valorizzare e poi li rivendi. Una volta che sono arrivati al top, prendi e li rivendi. Se andiamo avanti così, Robè, stiamo qui, fa 2, 3, 4, 5 anni e dire io dirò sempre la stessa cosa e parleremo sempre delle stesse cose. La società, se tu vuoi costruire una squadra che sia competitiva con le altre squadre italiane, con la Juve, con il Napoli o con adesso mi viene in mente solo Juve e Napoli, perché le altre non le ritengo all'altezza comunque dei primi posti. Lazio non è che sono ancora grandi squadre, perché vanno a corrente appunto, molto alternata, ma anche se adesso stanno lì sopra, insomma, sì, certo, grazie. Ma se tu vuoi competere in un campionato italiano, in più anche con le coppe, tu devi formare una squadra che sia competitiva sia di mentalità ma anche di uomini, cioè di valore, di calciatori che sanno giocare, che sanno fare squadra, che abbiano quella caratteristica importante che li porta poi a fare un bel gioco, che aiutano i compagni, che se la sanno districare in qualsiasi situazione, o che ne so, magari vedono che qualcuno non è proprio all'altezza, allora gli vanno a dare una mano. Però quello dipende dalla professionalità, due dall'esperienza. Certo. E se tu a me metti i ragazzini di 18 anni, ma che possono fare? Che? Cosa? Vabbè, cioè, allora, non lo puoi. Secondo te le squadre straniere sono più fesse quando schierano i ragazzini? A me non me ne frega niente delle squadre, scusami. No, aspetta, no, perché? Non me ne frega niente. Ma le sperimentazioni, se non le fai, quando mai capirai se quello ma tu essere... non puoi, sì, per carità, le sperimentazioni si fanno, ma tu me le... Due, massimo due ragazzini me puoi mettere in campo. Tu non me puoi mettere in campo... Sono 11 giocatori e tu in campo me ne metti 8 ragazzini e gli altri che hanno un po' di esperienza, ma che fanno? Non possono fare niente, cioè no. Oddio, non mi dispiace, dipende da come no. Sono amalgamati in campo. Ma perché tu l'hai visti ben amalgamati? Io no. No, allora che stiamo a parlare? Beh, che perché voi, allora dici, facciamo una squadra. Se fanno una squadra dei ragazzini, allora fai come il Barcellona, no? Il Barcellona A e il Barcellona B, allora lì mi sta anche bene, lo può pure fare. Certo, ma se tu dimmi, c'hai anche la Roma B, ben venga, insomma. Oh, ma se tu c'hai una squadra sola, una che deve giocare più competizioni, no? Perché deve fare campionato, fare le coppa,
tutto quanto. Ma io dico, ma io non lo so, cioè io tante volte rimango sconcertata, veramente la società, ma che c'ha in mente? Che vuole? Che progetti c'ha? Ecco, a parte bravo, lo stadio. Ecco, brava, a parte lo stadio, che lì ha 10 miliardi di difficoltà, perché purtroppo siamo in una città come Roma dove tutto, ci sono mille pastoie, mille cose, ma non ci addentriamo in quel settore, ok? Però il resto, se è una società che bada soltanto ai guadagni derivanti dalle plusvalenze, costi quel che costi, secondo me si perde l'ottica del calcio stesso, perché forse noi come tifosi o come osservatori saremo troppo fissati che vogliamo sempre vincere, per carità. Però ma sa, voglio dire, ma, certo, cioè, però dall'altra un parte, tifoso che dice ah, no, vorrei che tanto la mia squadra perdesse, non lo troverai mai, no. Però dall'altra parte, se tu invece badi solo al profitto, e se il profitto non ce l'hai per altri sistemi, ce l'hai solo con le vendite eccellenti dei pezzi migliori, tu ogni anno riparti da zero. Allora, da dove zero. Ma dove sta la nota stonata? È che tu non mi puoi venire a dire all'inizio del campionato lottiamo per lo scudetto. Non è vero, lottiamo per diventare grandi, perché signori, siccome stiamo messi male economicamente, abbiamo dovuto fare dei sacrifici, ci riproviamo. Saresti più onesto, forse gli abbonamenti non ti arriverebbero così tanti, ma non ti sono arrivati lo stesso. Però sei onesto che dici, raga, purtroppo qui abbiamo una Fiat 500, non abbiamo la Ferrari, allora bisogna adattarci. Però io invece sto però così. Facendo in questo modo, perché non è la sai, fosse stato il primo anno che fa una cosa del genere, uno dice vabbè, no, sono già tre anni, tre o quattro che vende. Vende sempre, sì. Oh, allora, ci arrivi a un certo punto che il tifoso della Roma ti dice, sai che nuova c'è, ma io piuttosto che spende, io non so nemmeno quanto costa l'abbonamento allo stadio, però... E costa un bel po' di soldi, fidati. Ecco, costa parecchio, allora a quel punto dico, io invece di spende, ti dico una cifra così, no? Ipotetica, ne so, 200 euro... compro il televisore nuovo. Aspetta, per dirti, 200 oppure euro non ci prendi nemmeno il tappeto sotto. No vabbè, per ho fatto un'ipotesi, 830, mettiamola così, un posto medio, dai, ecco, io con 800 euro a darle alla Roma per vedere lo scempio, lo stadio prende freddo o caldo, insomma dipende dalla stagione, esatto, o prendo freddo, pioggia, caldo, tutto quanto, in più mi devo anche arrabbiare, invece di spendere 800 euro mi pago la rata della macchina, la luce, il gas, facendo così i tifosi della Roma si allontanano. Ma difatti, carissima Gloria, allora, visto che dovresti essere l'ultimo intervento oggi, Tini dalla regia da Roma, 15 minuti, ok, grazie. Allora, è uscito fuori questa circostanza che tutti attaccati alla squadra, seppur non è eccezionale, certo, tutti attaccati alla fede, ma quella è incrollabile, cioè non ci siamo nemmeno a ragionare. Ma però, scusa, ma perché io parlo così e mi infervoro? Perché mi incazzo? Mi arrabbio. Perché sono tifosa, della Roma. C'era un certo Luciano che a un certo punto ha scritto: non vi capisco perché siete così scollati dalla società. Noi abbiamo risposto che non è che perché siamo cattivi o negativi. È la società che è scollata da noi. Brava, è diversa. Perché la società attuale che gestisce la Roma, chiaramente, io non lo so in che ruolo mette il tifoso, cioè se gli dà un ruolo fondamentale, un ruolo marginale, oppure marginale. Il tifoso sta lì, sai che ti dico, tanto prendo i diritti televisivi, se il tifoso ci viene bene, se non ci viene chi se ne frega, perché poi bravo, a me dà questa sensazione qua, prendo soldi a palate da sponsor, da diritti TV, poi c'ho il giocatore che mi rende, l'ho pagato 8 milioni di euro, lo rivendo a 75 milioni di euro, e io la plusvalenza ce l'ho. Oh, è un altro quartiere, lo troviamo, Olsen, e poi mi tengo il preparatore. Sì, Olsen sta migliorando, devo però dire. Però perché? Perché noi abbiamo un signor preparatore dei portieri, questo giova a ricordarlo, perché se c'era un preparatore normale,
Olsen stava ancora a Caramico di Scrivo, che tra i pali è un drago, lo è sempre stato, e quando viene bersagliato tra i pali è difficile perforarlo. Ma sulle uscite comincia a migliorare. Io ti dico che se questo ragazzotto, bello piazzato, sulle uscite comincia a essere più sicuro, e beh, non avremo il... Non ti preoccupare, l'anno prossimo se lo vendono, tranquillo. Sei arrivata subito al dunque. Anche perché a gennaio 50 milioni per Under, che facciamo? Lo vendiamo, sì? Sì? Eh? Se non ti ho capito che hai detto, scusa. Adesso sembrerebbe che ci sia una squadra inglese che per Under, il turco, no, offra 50... No. Come cioè, no? Oh, non giochiamo... No, aspetta. Che sta in previsione di offrirti 50 milioni, c'è. Cioè, poi bisogna vedere se tu accetti o meno. Occhio. Ma figurati, capirai, filosci come so. No, ma io Under no. Nemmeno Kluivert che Under. No, veramente io fino adesso ho visto giocare bene solo Under. Deve essere per cioè anche l'anno scorso, no, c'era Under, quindi, e Under giocava bene. È quello che ti fa le difese, è quel folletto in mezzo alle gambe che dà fastidio, capito? Allora. Pure questo no. Gloria, buttiamoci un attimo un sorriso, perché o Maria Vittoria, signora o signorina che sia, perché non mi scrive se è signora o signorina, mi ha detto: la signora Gloria si sta comportando egregiamente, come non mai, ha superato se stessa, ma se tu continui a provocarla, prima o poi un vaffa ci scappa. Sì, quello è poco ma sicuro. Un saluto simpaticissimo alla signora. Signora, io ho un ruolo. Se io faccio raccontare... Sì, però tu c'hai un ruolo e sei molto bastardo. Eccala là. Perché, sì, no, la verità, bisogna che la gente lo sappia. No, no, fermo, perché adesso parlo io. No, bisogna che la gente lo sappia e ti conosca. Tu c'hai un ruolo e lo fai anche molto bene, sei molto bravo. Però conosci anche bene, molto bene me. Sai che se tu mi fai una domanda provocatoria... Sì. Sai che poi dopo io rispondo, non riesco a rispondere in maniera diplomatica come dovrei rispondere, rispondo in maniera istintiva, allora lì esce fuori il bastardo che c'è in te, capito? Perché tu vuoi farmi la domanda provocatoria, sai che io ti risponderò in maniera istintiva e poi tu fai il bravo ragazzo. No, però queste cose in radio non si dicono. Però ti voglio uccidere. Sai che c'è? Io mi rivolgo alla giornalista, Vaida, non alla tifosa che si Ma no, se ne parli della Roma non posso, come faccio a scinderle? Le due cose. Ma non ci riesci mai? A proposito, non ci riesci mai a scindere le due glorie? No. Come? No. Quando si parla della Roma, no. Se si parla di nazionale? Sì, di nazionale. Ah, sì, anche perché ne la guardo, quindi sì. Apposta. Che ne so, se si parla della Nerossi Vicenza. Lo sai che la Nerossi Vicenza pensa in... No, che ricordi. Mi ricordo una partita che sono andata a vedere allo Stadio Olimpico, il vecchio Stadio Olimpico. Sì. Roma, la Nerossi Vicenza ci giocava Paolo Rossi nella Nerossi Vicenza. Io ero bimba, premetto che ero bimba. E vincemmo 4-1 quella domenica e fu la domenica che arrestarono poi anche Paolo Rossi per lo scandalo delle scommesse. Pensa che mi ha ricordato la Nerossi Vicenza. Pensa un po'. E c'era un tizio che era alto 1,60 m e aveva i capelli lunghi fino al sedere, che si chiamava Filippi, che era l'ala sinistra del Vicenza. Pensa un po' che ti sono dato ricordo. Beh, mo adesso no, allora io mi ricordo il trio d'attacco era Paolo Rossi, Faloppa, Filippi. Vabbè, ciao, no, io mi ricordo che ci giocava lui, Paolo Rossi, sì, sì. Che noi avevamo vinto 4-1, però chi giocava, chi aveva segnato, non me lo ricordo, troppi anni che sono passati. Vabbè, no, poi ero piccola, giorni fa, dai, non è che... No, mi ricordo che vincemmo 4-1 e poi arrivarono la polizia, i carabinieri... hanno arrestato Paolo Rossi. Riscrive Maria Vittoria, adesso la censuro io però, perché dice no. La signora Gloria ha tutta la mia approvazione e la mia solidarietà. Signora, io non posso mica sempre passare per cattivo della storia però, Ma perché è così, è la verità, è la verità, stacce, come si dice a Roma, stacce, Roberto. Sta, insomma, sì. Ci vuole la santa pazienza mia, vabbè.
cosa che da giovane non avevo poi, tra parentesi, da vecchio sì, da giovane no. Chissà, ecco. Se vede che con la vecchiaia uno matura, come dicono. Si rimbambisce. Eh sì, casca dall'albero per quanto è maturo, no? Esatto. Ci scherziamo sopra, sì. Perché tutte e due abbiamo un anno di più, oh, mamma mia. Ma guarda, parla per te, te l'ho detto, io mi sono fermata a 35. Io mi sono fermata a 33, quindi sono più piccolo, quindi seguo te, no? Giustamente. Certo. Allora, no, tornando un attimo seri. Allora, hai parlato di squadra di ragazzini, però se i ragazzini sono bravi, insomma, potrebbe pure andare. Però dice, messi in campo lì così, ma perché sminuisci il lavoro di Di Francesco a sto punto? Ma no, perché Di Francesco gioca, cioè fa giocare chi c'ha. La colpa non è di Francesco. Vabbè, ripeto, ma... non mi devi, cioè tu stai no, a fare no, no, tutto no, affinché io me la prenda con Di Francesco, non me la prenderò mai con lui perché non c'ha colpe, se c'ha quelle risorse umane, quelle deve usare, certo, deve utilizzare i giocatori che ha, che possiede, appunto. Il fatto che Marcano si sia lagnato che forse a gennaio va via, arrivederci e grazie, perché chi è Marcano, scusa? Marcano è il difensore numero 5 della Roma. Cioè, nel senso che nel ruolo dei difensori... Ha giocato qualche volta? Eh sì, purtroppo sì. Perché il gol del Milan nasce da un suo errore di posizionamento. Mamma mia, pensa come... Guarda, proprio... Io vedi, la mia fortuna, sai qual è? Che rimuovi. Sì, io ho i file. La mia testa è formata da file, no? Quando c'è qualcosa che non mi guarda, che mi fa particolarmente arrabbiare... il file lo rimuovo e non mi ricordo più niente, e non è la vecchiaia o l'età che avanza, è proprio perché non voglio ricordare, certo. E quindi se ne va, ciao, arrivederci. Angelo, devi dire una cosa, che quando va via che non sbattessa la porta, per piacere. Angelo da Morena scrive, ma scusami un attimo, la signora che sta parlando è quella che ci facevi i commizi da un'altra parte su Dodò, terzino alla sinistra? Oddio, era terzino alla sinistra? Sì. Dodò. Sì, mi sì, siamo noi, è vero. Sì. Vi ho riconosciuto, vero, sì. Subito, complimenti, bla 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 bla, grazie naturalmente. Ma perché bla 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 bla? Leggi tutto. Perché la signora Gloria ha lasciato una traccia indelebile addirittura, perché come commenta lei, pane e pane e vino al vino, praticamente Gloria Vaida, Virgilio, Antonio De Bartolo sono tre fiori agli occhielli per questo sistema di radio, perché raccontano veramente quello che vedono e quello che sentono, poi uno può dissentire o non dissentire, ma questo fa parte del contraddittorio umano. Una tirata d'orecchie al presentatore che cerca sempre di far cadere nei tranelli la signora Gloria, che non lo merita. Vabbè. Ma io non ci casco. Vabbè. Grazie, molto gentile. No, vabbè, adesso i messaggi, chiedo scusa, no, vengono... Si ricorda di Dodò quanto io l'ho difeso, Dodò, e in come un'altra no. Radio. Difendevo perché adesso mi sta in Brasile, mi pare, se non vado errato. Come? Dovrebbe stare in Brasile a giocare. Vabbè. Però quando giocava con la Roma a me piaceva Dodò, alcune volte ha fatto delle partite veramente che erano uno scempio, altre volte però no. altre volte invece giocava bene, ha risolto parecchie partite della Roma. Come difendevo all'epoca gli Aic e me la prendevo col destro, che proprio non lo sopportavo. Vabbè, quello vabbè. Segnava di sinistro. Oddio, me la potevo risparmiare questo. Non è per quello. Potrebbe segnare pure con il sedere. Sì, nel esatto. Senso, ecco, è proprio che non segnava. È quello il problema. Vabbè, ma c'ha avuto, diciamo, il suo piccolo momento di gloria, poi solo crisi su crisi, anche perché fisicamente ogni tanto sta infortunato. Destro è un faro. Sì, vabbè, pure Totti si è infortunato un sacco di volte. Vabbè, pure. Ma Totti è un altro pianeta, ragazzi. Destro deve giocare in una piccola squadra dove giocano tutti per lui, e non può essere la Roma, né la Juventus, né l'Inter, ecco dove sta il punto. Esatto, vabbè, basta, non parliamo di Destro che vabbè, ormai parliamo... è andato nel dimentico. Domani Schick deve titolare dal primo minuto, d'accordo? Sparita perché se no chi... No, sto qua, stavo pensando... Perché se no chi ci mettiamo? No, per far riposare Zego in vista della partita col Madrid. Morello. Come Porello?
No, vabbè, pure Abbiamo gli Zago uomini, ultimamente. scusami un attimo, abbiamo gli uomini contati, abbiamo la partita con l'Udinese che è fondamentale per rimanere nella scia del quarto posto, la partita in Coppa dei Campioni con Real Madrid che se fai un punto, dico uno, quindi un pareggio, matematicamente hai superato il turno e poi dopo c'hai l'Inter. È vero che Hovia tante volte fa delle cappellate immense, però non è l'Inter da sottovalutare, quindi se tu sai lesinare, sai centellinare le forze dei tuoi uomini, fai dei cambi ritenuti opportuni, più o meno opportuni, dove poter utilizzare tutte le tue risorse umane al momento tale che non dico che devi fare 9 punti su 9, ma almeno 7 su 9 sì. No? Allora, sì, no, come analisi va bene quella che dici tu, come analisi è perfetta, magari fosse così. È chic, io mi auguro che il gol che ha fatto ultimamente l'abbia sbloccato a livello psicologico, perché mi dava l'impressione che era il classico calciatore che doveva dimostrare a tutti i costi che quei 42 milioni di euro gli valeva. E più faceva così, più sbagliava, e quindi si demoralizzava e quindi non concludeva niente. Speriamo che quel gol l'abbia sbloccato e ci faccia vedere che veramente ti vale questi soldi e che insomma, possa aiutare questa squadra, perché io la vedo proprio messa maluccio. Vabbè, ma allora tu hai detto nel precedente intervento, prima di questo, che non avevi visto tutta la partita perché avevi avuto No, una festa di era compleanno, però io ti compleanno, posso sì. dire che contro la Sampdoria ci mettiamo l'attenuante che era una squadra scarsa, però se tutte le volte che vinciamo diciamo che sono schiarsi gli avversari, non ci siamo. Allora, la Roma lì. No, no, guarda, per quel poco che ho visto, non l'ho vista per intero, l'ho vista a spezzoni, però ho visto, comunque la Sampdoria ha giocato bene, I non è bei che non primi ha 10 minuti del giocato, primo tempo ci aveva messo pure in difficoltà, questo eh? giova Appunto, ricordarlo. quindi non è, abbiamo vinto ce la siamo meritata con la vittoria. Sei scesa con la mentalità giusta, questo è il punto, è l'approccio alla partita. Sono 3 anni che questi signori, pur se cambiano, io qui non lo so se a Roma c'è un'atmosfera particolare che non ti fa tante volte approcciare bene alla partita, perché tante volte questi li vedi che scendono forse un po' superficiali, un po' che pensano agli affari loro. E poi succedono le rocambolle. L'anno scorso Atalanta e Sampdoria, quest'anno la Spal. Ma la mentalità vincente non te la dà, non te lo dà la Roma o Roma città. La mentalità vincente te la deve dare la società. È la società che dà la mentalità vincente alla squadra. Qui sta società è allo sbando, cioè il presidente non ci sta mai. Quando viene una volta ogni 6 mesi, proprio se ci dice bene. Qui è quello che manca. Io allora non voglio fare paragoni perché non amo tanto fare i paragoni, però mi corre l'obbligo di farlo. A me già qua la squadra, soltanto a pronunciare quel nome, già me ne sento male. Però guardate la Juventus, no? No, la Juventus è la società stessa che impone. Che è ferrea, che è ben salda. Bravissimo, che c'ha in mano tutto, capito che ti voglio dire? Cioè il presidente è presente, va a vedere gli allenamenti, parla con i giocatori, cioè è proprio una mentalità vincente che È la vero. porta E poi la senza fare società e la trasforma. clamore, senza fare clamore, Douglas Costa, che se non vado errato è colui che ha sputato al figlio di Di Francesco in quella partita Bologna-Juve, con una scusa o con altro non ha giocato più. Anche questa è serietà. E non hanno messo proclami su internet, ai fogli di giornale, alle agenzie di stampa, puniremo il nostro tesserato. Non si sa assolutamente nulla. Improvvisamente Douglas Costa, dopo la squalifica, c'ha sempre problemi a acciacchi che prima non aveva. Oddio, tutto può essere sulla terra. Però sì, ma. No, ma non credo che sia per quel motivo, io credo che sia proprio la società che Esatto. è della serie, qui comando io e voi dovete fare quello che dico io, Anche perché io se vi no pago quella è la porta, profumatamente. esatto, se no quella è la porta, arrivederci e grazie.
qui a Roma fanno come gli pare, è tutto un Se po' ti alla ricordi, carlona. se ti ricordi, Pjanic qui a Roma era un po' capricciosello ogni tanto, forse pure troppo. Nella Juve non fiata più, parla solo della partita che gioca. Del resto non dice Esatto. più nulla. Qui mi stavo uscendo un termine poco civile, però qui invece disturbava quando diceva: ma io sono un bravo. Rompeva le palle, sì, quello volevi dire. Vabbè, ecco apposta, l'hai detto te, meno male. Dicevo, qui devo giocare perché sono bravo. No, qui non giochi perché sei bravo, qui giochi secondo quello che ti dice l'allenatore e nei momenti che vieni richiesto. Allora, quando entrava a partita in corso, Ma che lì, facevi? vedi però, torniamo a bomba, è la società che decide. Perché se io fossi il presidente della Roma e c'ho un giocatore come disturbatore, diciamo, no? Capriccioso o come lo vuoi chiamare, e io senti, parlo, chiamo l'allenatore, dico tu questo domenica, sabato, quando è, non giochi. Chiamo il giocatore, gli dico, siccome allora, forse non hai capito che questa è casa mia e tu sei ospite, devi, e questo riguarda, non riguarda solo il calcio ma anche altro, sei a casa mia, sei ospite, ti devi comportare bene, se non ti comporti bene, a casa mia tu non ci stai più. Quindi, mo te fai 3 giorni seduto là, e ti guardi la partita dalla tribuna, se cambi, quando avrai capito che hai sbagliato, che ti devi comportare come decido io, non come decidi tu, allora puoi rientrare a giocare. Se no, Così altrimenti. la società forte, una società vincente, così li deve trattare i giocatori. Concordo al 100% con te, questo detto proprio seriamente e professionalmente. Sì, Quindi, anche perché sennò te menavo. no, no. A proposito, grazie, devo ringraziare una certa Letizia che mi ha scritto: ma quale cattivo? La vittima è il presentatore in mano alla signora Vaida che fa il bello e il cattivo tempo. Letizia, grazie, sei molto gentile, È professionale, vero, ma bello. io me lo posso permettere di fare il bello e il Aspetta, cattivo però, tempo. siccome sono onesto, allora, lo sai perché Letizia ha scritto così? È tua sorella? No, perché è la collega di stanza di ufficio. Ah, ecco, ti devi Ecco, tenere allora, mi buono perché serviva un tu gli devi fare i incoraggiamento cambi turni. No, ma sei che a bello. capito? No, no. E vabbè, poi se non scrive così, poi chi gli copre i turni? Nessuno. Apposta. Ah, hai capito? Ah, c'è sempre un secondo fine. Vabbè, insomma, però c'era un messaggio in favore anche mio, non solo tuo. Poverino Oh, se no mi sento escluso, no. lui. Calimero. Sì, il piccolo è nero. No, ma tu non sei nero, sei solo sporco, slascia, lava come lava. Mamma mia, che Mamma, ricordi. basta, ha fatto pure la pubblicità, dai, Ma su. non c'è più tanto Ava come lava, per cui. No, Ava c'è ancora. C'è ancora? Dov'è? Dove si trova? Sì, se vai nei supermercati magari lo trovi. Vabbè, ma magari forse c'è qualche capsula, qualche pasticca come si usano Ma adesso nei certo, non c'è supermercati. più il fustino come una volta. Io ricordo che da piccolo sia con la mucca Carolina che con Calimero si facevano i punti pur di farteli spedire a casa. Erano bei tempi. Beh, Comunque, vabbè. beh, Che ormai. rimpianti. Carosello è finito, Carosello è purtroppo. finito e tornando al calcio di Nils Lidl ce n'è uno solo. Dico Eh questo, lo già. sai perché? Perché tante volte Nils Lidl, pur avendo giocatori che non erano appariscenti, vedi Scarnecchia, vedi tanti altri, però alla fine li sapeva valorizzare al massimo. Ma Aveva qui capito che sono Odoacre Chierico era un dirompente, lo usava nell'ultima fascia di campo e lì Chierico faceva il bello e il cattivo tempo. È vero, ma sono allenatori d'altri tempi quelli, non li troverai mai. Guarda, io il mio sogno, sai qual è? Il mio sogno è avere, a parte avere una presidenza decente, no? Tipo alla Sensi Franco o a Viola, ecco, uno dei due, insomma. Io scelgo Viola, subito, senza ombra No, di dubbio. ma anche Franco Sensi è stato un buon presidente. Però voglio un tipo di un presidente tipo loro due, ok? Poi vorrei Piano. sì, mi stavo a strozzare, un allenatore alla Mourinho che ti prende a calci in culo proprio. A me se allenatori, amici dei giocatori o ex,
come Di Francesco, ex giocatori della Roma, che hanno comunque un legame importante. Anche Lidl era un ex giocatore, era un centravanti all'epoca. Stiamo a parlare dell'eccellenza, fermo. Certo. Ecco, io sto a parlare adesso, torniamo nel 2018, e ti dico, io questo vorrei per la Roma. La prima cosa, un presidente alla Sensi, Franco, o a Viola, un presidente tifoso che quando vede le arbitraggi un po' strani o qualcosa che comincia a batti i pugni sul tavolo e comincia a far sentire la voce grossa, perché noi tutti zitti, pippa proprio, no? Cioè noi ci possono fare di tutto e di più con noi, lavare proprio è come se fosse un optional e nessuno parla della società. Signora Gloria, aspetta Gloria, però il VAR per il momento è un optional che l'arbitro discrezionalmente decide se utilizzarlo o no, sta scritto. Sì, ok. Poi però... hai la Roma, aspetta, adesso lo aggiungo la botta, hai la Roma, non lo utilizzi, ma mi sembra logico. Esatto. Perché la Roma allora, dà fastidio. A quel punto, esatto. Noi l'amiamo, allora, agli altri dà fastidio, è semplice. Allora, a quel punto lì la società comincia a batti i piedi e di no, adesso siccome c'è... la tecnologia ci sta e se c'è un sospetto tu adesso me lo fai, perché alla Roma no e alle altre squadre sì, qual è il problema? Cioè io voglio una presidenza, una società così con le palle e poi un allenatore con le palle, un allenatore che veramente prende a calci in culo i giocatori, perché ricordiamoci tutti quanti che i giocatori della Roma che noi amiamo, adoriamo, sanniamo, tutto quello che volete, guadagnano un sacco di soldi per tirar due calci al pallone, che uno come noi, lo stipendio che prendono loro in un anno, se siamo fortunati lo possiamo prendere in 10 anni, 20 forse, forse di lavoro. Forse. Ecco, forse. Per cui stai a giocare, stai parlando con dei viziati. Allora tu prendi tot al mese, 1 milione, con quanto prendono, 1,2 milioni, 1,3 milioni, dipende dai calciatori, ok? L'unica cosa che devi fare è tirare un calcio a quel pallone, correre su quel campo e porca la miseria, me lo devi far bene! Cioè mi devi fare proprio il trapezzista sul campo, mi devi fare i fuochi d'artificio per tutti i soldi che guadagni, capito? Perché c'è gente che si alza alle 4 della mattina per portare 1200 euro al mese, va bene? Ecco. Allora, aspetta, prima di tutto allora salutiamo tutti. Ferma un attimo. Salutiamo tutti i web radioascoltatori e ascoltatrici di RDA Radio 1 perché sta andando via il collegamento. Rimaniamo ancora per altri 5 minuti su Stapp Radio. Questa era la nota d'agenzia. E tu dicevi giustamente, ritorniamo adesso all'argomento, mi devi rendere, però io dall'altra parte, stavolta te lo dico seriamente, tranquillamente, non siamo goliardici, ma mica te l'ha detto il dottore che ti devi innamorare dei giocatori o del dio pallone, per cui no. Alla ma fine no. Se tu vuoi buttare i tuoi soldi dalla finestra per una squadra di calcio sei libero di farlo, lo fai con passione, certo, con amore, ma io ritengo che venga prima il fabbisogno familiare, poi la squadra, certo, di calcio, e va bene così, giusto? Però c'è anche da dire che non è che io mi innamoro di... io sono innamorata di un calciatore soltanto della Roma, Francesco Totti, aggiungo io, esatto, sì, ovvio, però io sono innamorata della mia squadra, ma la mia squadra è formata da calciatori, è normale che sia così, è normale che tutti affezioni, provi simpatia per un calciatore piuttosto che per un altro, amare secondo me è un altro discorso, cioè ripeto, è solo per io provo amore per Francesco Totti, io ancora su YouTube mi guardo, mi è capitato parecchie volte di rivedere
l'ultima partita di Francesco Dotti, l'addio, il giro del campo, e piangevo come una deficiente, ancora adesso, che è passato più di un anno, quindi immaginati, no? Però se la squadra per la quale io faccio il tifo, per la quale io ho una fede, ho una passione e tutto quanto, è formata da calciatori viziati, che non gli vada a lavorare, che non gli vada a fare quello, che quando li vedi in campo sembrano delle pecore che brucano l'erba piuttosto che correre dietro a un pallone, allora lì mi incavolo, perché dico, ma tu oltre a prendere uno stipendio stellare fai star male chi per quella squadra prova passione, prova amore, allora lì io ti prendo a calci in culo e basta. Ecco, e come vedi, su questa espressione non t'ho interrotto, perché qui ci stava veramente bene quella espressione di prendere a calci nel sedere o nel culo le persone che non si comportano positivamente. Andiamo alla conclusione, ma allora, forse ho capito male io, tutte le partite della Roma che sono andate male è perché noi non ci siamo concentrati sull'avvenimento stesso, noi inteso in senso generale, non io. Sì, certo. No? Cioè, nel senso, abbiamo sottovalutato la SPAL, il Chievo-Verona e via discorrendo. Ma guarda, io ho una mia opinione, mi sono fatta una mia idea, e più va avanti il campionato e più questa idea prende forma e prende consistenza, ed è che secondo me la società quest'anno si sia concentrata in maniera esclusiva alla Champions, cioè